Ciao ragazzi, sono qui per dirvi che per questo video il gioco dell'orso non ci sarà e che sto cercando di lavorare anche a una nuova roleplay. Detto questo, buona visione. Eccoli! Venite qua! Cavolo. Qualche idea di dove siano andati? Che fai? Di là. Come l'hai capito? C'erano le tracce per terra. Ah, beh, sì, effettivamente ci sono dei solchi giganti. Ok, non perdiamo tempo. Papyrus, ti prego, esci fuori. Qualche di dove potrebbero essere andati? Non proprio. Ok. Anche pieno di Pokémon, quanto odio le foreste. Papyrus! Tense. Papyrus! Tense. Dai, fermiamoci un attimo. Abbiamo cercato un bel po', ormai è sera. Insomma. Dai, sei pure stanco? Torniamo al campo, ci riprendiamo e poi continuiamo a cercare. Va bene, ti dovrò trascinare al campo. Mila, ben svegliato. Ore sono? Ma è mattina presto. Oddio santo. Papyrus non si è fatto vedere, vero? No. Lo devo trovare. Lo devo trovare a tutti i costi. Come farò? Qualche idea? No, non saprei. Oh, mi sono appena ricordato di una cosa. Cosa? La mia arma finale. La scheletricletta! La vado a prendere, aspetta. Giurerei di averla messa qua. Ah, eccola qui. Perfetto. Ok. Ok. Oh. Guarda qua Ehi, che hey, piano con roba. quell'affare. Da. È piuttosto potente. Ma da dove l'hai presa? Mine Ma mi avevi detto che non avevi un soldo. Ah, sono quasi arrivato a Canyonipoli. Di qua, suppongo? Olè. Ok. Beautyfly. Guarda che carini questi fiorellini, però non la bici, i fiorellini. Vabbè. Ah, che ne dici, ne prendiamo un po'? Ah, ok, proviamo ad guardare da questa parte. Ah? Cosa, Beautyfly? La bici? Perché si sta muovendo? Ehi, ehi! Ma... Presa! Vai! Via gambe levate! What? Ehi, vieni qua, Beautyfly, ritorna! Aiuto! Vieni qui, ladro! No! Non puoi rubare le cose che ti ho rubato io! Ok, bella storia e tutto, però mi sembra un po' illegale come cosa. È illegale se magari non avevo bisogno. Questo era un caso di necessità, no? Non credo funzioni così, però questa volta te la do buona. Beh, ok che l'avevo fatto anche prima di che Papyrus sparisse, però. Ah. Senti, vado, ciao. Ok. Papyrus! Non riuscirò mai a trovarlo. Non riuscirò mai a trovarlo di questo passo. No, 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 no. Starò girando in tondo da mezz'ora, è pieno di rami, è pieno di alberi, tutti uguali. No, dove sarà la risposta? Dove darà la via di tutto? Oddio. Ah! No! 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 Ancora te no! Ti prego! Ti prego, ti prego, ti prego! Ti do tutto, ti do tutto! Mi fare male, ti prego! Ti prego, ti prego, ti prego! Perché non mi stai uccidendo? Ti prego, non mi fare del male, ti prego, ti prego, ti prego, no. Ti prego, non mi fare del male. Ti do la bici. Non ti vuole fare del male. Tu sei quello a cui ho rubato la bici, giusto? Sì. Ti
Vorrei solo parlarti. Ok, cosa mi dovrebbe dire esattamente? Ha detto di seguirlo. Ma... perché dovrei seguirlo? Vuole portarti dall'altra testa d'osso. Quindi da mio fratello? Urs, Ring, non ringhiargli contro. Ok... molto piacere, mi chiamo... Piacere nulla, seguiamolo, andiamo a cercare quell'altro idiota. E poi mi riprenderò la mia bici. Lì, se la vuoi, non so, la vuoi subito. La uso io ancora. Dopo una lotta. Ok, la lasciamo qua. Andiamo, Ursaring. Ok. Seguiamolo, speriamo in bene. Quindi, siamo arrivati? Cosa dice? Ah, sì? Dice di... Guardami quando ti parlo! Ok. Ok? Ok. Sì? Ah, ok. Andare, grazie mille. Non mi abituerò mai a quell'orso. Quindi... bene, e ora? Dovremmo andare in quella cosa là? Aspetta. Ma quello è mio fratello. Pop! Pop! Oh, Dio santo, ti ho ritrovato. Fatti abbracciare un attimo. Ah, testa d'osso, quanto mi sei mancato. Che ci fate qui? Che ci fai tu qui? Non mi hai visto stamattina. Sono andato fuori dalla caverna per rincorrere. Infatti sono qua dentro in quella... non è per dire niente, ma chi è quel tipo? Io? No. Lui. Ehi, sto parlando con te. Senti... dovresti portare rispetto alle persone di grado più alto di te, vero? Allora mi presento. Salve, umano. Io sono il grande Papyrus. Piacere, io sono Kuro. Piacere mio. Perfetto. Dove sei? Faccio da Wailmer. Esigo una lotta con te. Perché? Hai paura? Sei piuttosto aggressivo. Forza. Tira fuori il tuo Pokémon. Ma per forza avete combattere. Tu silenzio. Diciamo che gli ho fatto un piccolo scherzo. Ma piccolo? Sense che gli hai fatto sense. Per necessità diciamo che gli ho rubato la sua bicicletta. E chi sarebbe lui che tanto... Non lo so, era lì, l'ho trovato sulla via, aveva le bici, ho detto, mi potrebbe servire, quindi l'ho presa senza chiedere e credo se la sia presa un pochettino. Un pochettino? No, Mi ha sentito! Dai, anche io ho rubato la bicicletta, caro. Vabbè, io sono un po' contento. Ok, dai, allora adesso facciamo i duri. Chi saresti? Sentiamo, dai! Ciao, sono Kuro. E in questo momento sono il numero uno di Super 4. Torna qui. No. È un ordine. No. Scusa se te lo chiedo, ma se arriva, scusa. Ma chi sono i Super 4? Per la Lega Pokémon? No. Quella che gestisce tutto questo mondo? No. Invece sì, che lo sai. Lo so. Lo sai. Davvero? Te l'ha spiegato sicuramente qualcuno. Ok, non lo so, vabbè. Pure che sarei un po' contrario a queste cose, se volete. Io rimango a guardare, cioè se volete lottare. Ok. Tanto ce l'ho con lui in questo momento, non con te. Ok, va bene. Magari in questa regione sono tutti scarsi, cosa ne posso sapere? Proviamo. Let's go. Ok, vai Gastly! Ok Gastly, non ci facciamo intimonire da una meloetta. Hai seriamente un leggendario? Ha scelto me. Non so, me l'hanno regalato ai miei genitori quando ero piccolino. Oh no. Meletta, fulmine. No. Ok, proviamo subito con qualcosa. Stordiraggio, Gastly. Wow, scarsino quel Gastly. Gastly. Oh, è stato toccato Pokémon. Meletta, vai a chiedere scusa. Non guardarmi, vai a chiedere scusa. Mi hai fatto male. E dai.
Ah, va bene. Grazie mille per il lavoro. Chiedi scusa, ha chiesto scusa. È dispiaciuta per aver fatto male al vostro Gastly. Magari ho qualche pozione. Sì, qualche pozione ce l'ho, ma è totalmente KO. Bisogna incentrare poco adesso. Poverino, l'ho fulminato. Sì, prendimi in giro. Intanto sono quello lì che c'ha il Pokémon KO. Tanto se ti fulmino non ti fai nulla, sei tutto ossa. Abbiamo un altro simpaticone, sentito? E dai, voi come vi chiamate? Allora. Io te, mi sono già presentato prima, o se no faccio una presentazione. Papavero? Papavero, no, allora, ricominciamo. Vai. Io, umano, anzi Kuro, sono il grande Papyrus e lui è il mio fratellone, un po' pigro, ma intelligente, alla fine. Fratellone? Ma sei più basso di lui? Senti... È vero, sei un pochino basso, caro. È una cosa che odio. Sapere chi mi prende in giro per la mia altezza. Ah. Evitiamo. Ok, aspetta un attimo. Volcarona, fai vedere che sei più alto di lui. Oh mio Dio. Ok, vabbè, lasciamo stare. Maledetto. Ehi, nano. Nano. Ehi, nano. Nano. Ragazzi. Mm-hmm. E tutto questo? Noi abbiamo i ladri là dentro. E noi stiamo facendo un baccano. Ah, diretto. Sono quelli che hanno rubato la statua? Aspetta. Cavolo. Anche tu sei la ricerca della statua. Mm-hmm. Ah. E anche noi saremo la ricerca della statua. Credo la Lega Pokémon mi ha indicato tutte che mi hanno puntato qua. Mi fanno, ah, vai a cercare una statua che hanno rubato io. Stavo per sfidare una persona importante. Volevo diventare capo del parco lotta. Invece sono qua a parlare male a voi due. Quindi muoviamoci. Quindi ci faremo aiutare da un Super 4? Non ho capito. Credo di sì. Mm-hmm. Beh, senza offesa, ma è una cosa ottima. Quindi andiamo a prendere quei ladri. Ok. Mm. Tu sei molto strano, caro. Lo so, andiamo. Magari ce la potremmo fare questa volta. Penso di sì. E se invece ti batto? Vai via, Dragon. A me? Sì, io mi metterei proprio a ridere. Comincia a ridere per la tua perdita, forza. Ok, vediamo. Ehi là, buongiorno. Buongiorno.